Parte da Quarto Sant'Elena, terza città della Sardegna per numero di abitanti ma non per attitudine, il percorso artistico di Nicola Caredda, classe 1981. Nelle sue prime opere compaiono bambine dalla testa fasciata e dagli occhi emaciati, o nel lato di ingoiare pillole seducenti e promettenti, o ancora cani con la testa scoperchiata, e persino mosche, rappresentate all'interno della nicchia, votate alla santa protettrice degli occhi. Trofei di animali ex voto. Un insieme di opere che si muovono sul crinale tra fisica e metafisica, realtà reale e realtà visionaria. Si può definire Nicola Caredda pittore del vero, a patto di accettare che il vero non appartiene ad altri se non all'artista stesso, perché è soggetto alla sua visione, alla sua decodificazione, alla sua descrizione e infine alla sua rappresentazione. Nella sua capacità di disegno e di cattura del reale si intuisce la sua formazione accademica, volumi architettonici, prospettive complesse, forme umane e colori restituiscono dettagli fotografici alle sue tele. Gli esordi dunque nella sua stanza grotta, un antro fuori dallo spazio-tempo dove le immagini tormentate, quasi visioni mistiche, prendono forma, con un dubbio costante. Gli ex voto portano la grazia richiesta? In questa fase è dunque l'angoscia e il dubbio della misericordia a mordere, come il dubbio del misticismo, la pittura di Nicola Caredda. Poi la scelta, esigenza di vita, di lasciare l'isola per la cosmopolita Milano. I lavori di Nicola Caredda si affinano. Nei soggetti compaiono spesso e volentieri altari pagani e simboli religiosi della cristianità, come una Madonna flu, che trova riparo in una vecchia cabina telefonica immersa in un paesaggio tanto suburbano quanto surreale. Man mano la pittura di Nicola Caredda trascende la realtà per rifugiarsi, complice un linguaggio onirico e visionario, in scenari complessi dove la natura fagocita l'umano e ciò che l'uomo produce. Il linguaggio è onirico visionario perché così possono prendere vita immagini ossessivamente dense di particolari che propongono elementi provenienti da vocabolari espressivi lontani e di forte carica enigmatica. Tinte contemporanee per atmosfere cupe e coinvolgenti, ipnotiche come fossimo dentro una Twin Peaks della pittura o al cospetto della selva oscura di dantesca memoria, attraverso la quale ci si inoltra in un mondo dove realtà e sogno vivono in perfetto sottosopra. Nicola, allora, nostalgia di questo spazio, di questa stanzina? Tanta è sempre, ce l'ho sempre nei pensieri a Milano. No, no, certo, è qui ho vissuto un sacco di tempo. Questa è la tua casa, il tuo studio, e qui dormi quando sei in Sardegna, sì. Anzi a Quartu. Sì, sì. E che cosa respiri qui? Beh, tanti anni della mia vita, senza dubbio. C'è in tutte le pareti, c'è il percorso, diciamo, della mia crescita dalla fanciullezza a oggi, perché quando torno aggiungo qualcosa, in ogni caso non voglio che rimanga ferma solo perché non ci sono. Passano amici e scrivono anche quando non ci sono. Quindi in queste pareti c'è tutta la tua storia. Quando hai iniziato a lasciare i primi segni su queste pareti bianche? Diciamo quando ho perso la testa con la fanciullezza e la pubertà. Ho perso di vista tutto il resto e mi sono concentrato, diciamo, su me stesso, proprio per scoprire me stesso per la prima volta, chiaramente. Ascolta, quando ti rivedi o quando rivedi i disegni che ci sono, le scritte che hai lasciato sul muro, cosa provi? Ti ritrovi? Ritrovi te stesso o che cosa? Sì, sì, ritrovo il me stesso di allora, certo, non quello di oggi, ma di allora, e mi fa piacere potermi guardare in faccia, diciamo, una fotografia scritta, cioè una fotografia di me scritta, cioè, anzi un autoscatto a questo punto, dove sì, ci sono io e molto altro, cioè, non ci sono solo io, perché c'è anche tutto quello che mi ha circondato, che,
che ha fatto parte di quegli anni. Che ha fatto parte comunque della tua vita, no? Sì, sì, sì. Senti, poi a un certo punto hai deciso di lasciare Quarto, di lasciare la Sardegna e di andare a Milano. Per quale motivo? Sinceramente non è stata una mia decisione. Diciamo che ho seguito la mia ragazza che aveva più voglia di cambiare, di staccare dalla Sardegna. Magari lei si sente un po' chiusa. Io, essendo molto egoista, non mi interessa tantissimo il resto, o comunque doverlo per forza vivere, ma cioè a pieno. Beh, mi piace, insomma, Milano andava bene, c'è una mostra e vai e ti fai il viaggio. Quello mi piace dei posti, però trovo che io dovrei vivere qui. Quindi le tue radici comunque le senti qui? Cioè ti piacerebbe continuare a produrre qui? Ma io tornerò per forza, cioè io adesso sono lì a Milano perché sto facendo, cioè per altri motivi, non tanto per dipingere. Anche se poi chiaramente la prima volta, quando sono partito a Milano, chiaramente l'intento era, sto andando a Milano a dipingere, non tipo a cercarmi un lavoro, fare il barista. A fare la tua arte. Cioè l'ho presa così, diciamo. Da quando poi sei stato a Milano alcune porte si sono aperte. Non necessariamente perché eri a Milano, però sono successe delle cose. Sì, no? Sì, ma sono successe anche cose in negativo, ad esempio, non soltanto in positivo. I primi anni l'ho intanto vissuta... da quanto ci sei a Milano? Sono ormai 6 anni. 6 anni, ecco, dicevi i primi anni? I primi anni, appena sono arrivato, anzi ho trovato, secondo me, ho trovato qualcosa di interessante, ma soprattutto perché avevo le idee sbagliate da qui verso Milano e verso magari le cose che stavo andando a cercare a Milano, magari le gallerie che mi interessavano. Poi arrivi a Milano e scopri che magari la galleria che in quel momento potevo desiderare, e magari ti prende a lavorare anche, e poi scopri che non è vero che era così bella quella galleria, ma lo puoi scoprire solo da dentro e magari quello è brutto. Quindi cioè ci rimani male. Una sorta di disillusione rispetto a quello che potevano essere le aspettative iniziali. Esattamente, proprio questo. Però poi questi sono gli aspetti negativi, però dicevamo prima ci sono stati anche degli aspetti positivi che hanno ribaltato anche questa visione. Diciamo che da questa negatività, anche poi magari il coraggio di lasciare questa galleria a cui io aspiravo, ma che poi in effetti per quello che ero io e che dovevo fare io, cioè crescere in quel momento, perché io partendo a Milano proprio per fare il pittore volevo una galleria che mi supportasse, chiaramente come è giusto che sia una galleria, se vuole proporre nuovi artisti chiaramente devi investire sull'artista. Diciamo che oggi gallerie che investono sugli artisti in Italia non ce ne sono tantissime. Anche l'investire sulla comunicazione, sul fare fiere fuori Italia, quello diciamo serve per spingere. È importante anche per farsi conoscere, perché poi oggi il mercato dell'arte è comunque un mercato globale, quindi è necessario essere... Se sei fortunato entri in un mercato globale, se no rimani comunque in un mercato, diciamo, circoscritto, no? Esatto. Tu però da questo punto di vista, dicevamo prima, questa fortuna in parte ce l'hai avuta perché ti sei affacciato tramite delle gallerie statunitensi ad un mercato molto più ampio. Come è nata questa esportazione delle tue opere, questo avvicinarsi a un mercato importante che è quello appunto statunitense e non soltanto? E diciamo che il fatto proprio di aver avuto queste delusioni italiane, o comunque, che poi non sono delusioni, perché sono, cioè, giusto che succeda, che succedano queste cose, che uno rimane deluso, l'importante è che abbia poi la voglia e la forza di continuare a fare il lavoro che vuole fare. Questo io ho notato tra altri colleghi, che magari viene a mancare, cioè non, se vuoi fare questo devi completamente dedicarti a questo, non ci può essere nient'altro che questo.
raccontaci dove sei arrivato, quindi. Ok, quindi in seguito a queste delusioni milanesi, non delusioni, ma diciamo che ho puntato a, proprio a ad uscire fuori dall'Italia, proprio a cercare un altro mercato, a non dipendere più da magari gli schemi che io italiano potevo conoscere del mondo dell'arte italiana, ma la base è sempre quella strada, quindi si è sempre ampliato il mio panorama. Prima mi devo far conoscere in Sardegna, e poi mi devo far conoscere in Italia, e poi mi devo far conoscere fuori dall'Italia. E questo, sempre con molto lavoro, sono riuscito con fortuna a partecipare a un concorso di una galleria importantissima di New York, che è la Jonathan Levine. Raccontaci un po' la storia. Allora, la storia è così, niente, io stavo già, cioè, chiaramente seguivo questa galleria che tratta artisti importantissimi, una galleria proprio storica, e niente, seguivo e loro fanno questa ricognizione di artisti in tutto il mondo, quindi lanciano un bando mondiale e una selezione sempre a livello mondiale, con moltissimi partecipanti, chiaramente il livello è altissimo. E niente, a fortuna, con fortuna, sono riuscito a vincere addirittura la partecipazione al concorso. Che mi dicevi prima, richiedeva comunque una quota di iscrizione. Sì, sì, tu sì. Tu sei riuscito a bypassare anche questo. Sì, sì, quindi, perché la fortuna è immensa, esattamente. Loro hanno pubblicato un post dove chiedevano riposta e tagga due amici, potrei partecipare alla selezione per vincere l'iscrizione al concorso. Io fortunatamente ho vinto sia l'iscrizione gratuita e poi ho passato anche le selezioni dei finalisti, che mi ha portato quindi a fare una mostra lì alla Jonathan Levine con due pezzi. E da lì, diciamo che, visto che, come si dice? I lavori sono piaciuti. Sì, sì, i lavori sono piaciuti, sono stati venduti subito. Si è proseguita poi la collaborazione. Con la Jonathan Levine, adesso la Jonathan Levine sta cambiando e si sta trasformando da galleria in associazione e fondazione. Adesso non so bene come funzioni in America. Comunque anche lui sta lasciando, cioè non sarà più una galleria, sarà diverso, ma mi ha portato a conoscere altre gallerie. Quindi entrare in un circuito vero e proprio internazionale. Sì, diciamo che dalla Jonathan Levine mi ha contattato poi un'altra galleria parecchio importante, che è la Think Space Gallery di Los Angeles, che mi ha permesso di fare in un anno quasi 10 mostre negli Stati Uniti, fiere importanti come Scope. Tra poco ci sarà Munich a Londra, e fare tante mostre in varie gallerie sempre di livello mondiale. Della tua arte contemporanea, di quello che stai producendo adesso, perché affascina così tanto? Perché io voglio che affascini. E come fai? Qual è il segreto? Qual è ci il segreto? Sono segreti. Nel senso che comunque i soggetti... Bisogna riuscire bene a condire le cose. Diciamo che ci potrebbero essere due linee, che sono quella estetica e quella poetica. Chiaramente quella estetica risalta
maggiormente subito. Certo, però io sono convinto che poi il collezionista mi compra il quadro per l'estetica. E l'estetica è molto furba, quella che uso io, perché ti fa sembrare che tu il quadro l'hai capito, che il quadro ti appartiene subito, a parte il visivamente ti colpisce, come tu conosci bene, insegni mass media, diciamo che io mi ispiro molto ai mass media, alle tecniche per cercare di accaparrarmi l'interesse della gente, mm-hmm. e di lasciarli davanti al quadro a guardarlo, di farli chiedere, di farli credere di aver capito tutto. No, di far sì che loro si chiedano cosa sto pensando, quando invece non è nemmeno importante, perché chiaramente devono pensare a cosa stanno pensando loro. E invece la poetica? È la poetica, è una cosa più intima? Intimissima, mm-hmm. Quello che dico io, infatti, è tantissime volte, ogni volta che io parlo dei quadri, poi chiudo l'argomento, magari parlo di un pezzo, poi chiudo l'argomento dicendo ma se me lo chiedi domani ti dico un'altra cosa. Perché per me poi nemmeno io vorrei che ci fosse una cosa ferma, anche se c'è sempre che il... diciamo il qualcosa di fermo che è accessibile a tutti, però non è quello l'importante del quadro, cioè la poetica sta ancora dietro a quello che si vede, chiaramente. In taluni casi la poetica può essere anche questa natura che ogni tanto si vede, che sembra quasi prendersi gli spazi delle cose che vengono rappresentate nei quadri. Non so se questa è la poetica o è quello che io uso per farti sentire il quadro più vicino, perché quello che hai appena detto è quello che succede nella società e anche singolarmente in ognuno di noi. Ad esempio c'è questo fatto di escludersi o comunque di sentirsi solo, diciamo l'io predomina sempre su tutti, poi il fatto di che dobbiamo comunicare con gli altri, dobbiamo interagire, magari può essere anche un obbligo, però il mio desiderio più grande è quello di comunicare in ogni caso. E il messaggio qual è allora? Visto che desideri comunicare, qual è il messaggio che vuoi far arrivare con questi lavori? Ma io non voglio far arrivare nessun messaggio. E quindi cosa vuoi comunicare? Io voglio far vedere con la comunicazione, forse. Non lo so cosa voglio comunicare. E non so se voglio comunicare qualcosa in particolare. Però vuoi usare le tecniche della comunicazione per affascinare? Possiamo dire, si può riassumere così o neanche così? Per farmeli miei. Cioè io devo soggiogare, io devo fare il pittore. Mm-hmm. E non lo so se quello che io penso è una cosa bella che mi faccia diventare pittore. Ma tu sei già pittore. No, io devo esserlo, io faccio in modo di esserlo. E lo sei. Non lo so se poi lo sono veramente. Nel senso, se fingo di essere pittore, cioè io voglio fare il pittore, quindi devo comportarmi da pittore? Beh, secondo me no, nel senso che comunque i risultati parlano chiaro. Ma i risultati sono stracercati, sono straricercati, io non dipingo, cioè non è che lo butto giù il quadro. Ecco, come arrivi? Qual è il processo creativo del quadro del Nicola Creda di oggi? Io non faccio tipo, non faccio schizzi. Sì, io sfrutto quello che secondo me gli altri vogliono. E penso che anche questo sia il lavoro dell'artista, anche il capire cosa dare agli altri. Diciamo che l'artista dovrebbe appunto in quest'ottica riuscire ad intercettare i desiderata del pubblico. Sì, però è una cosa meschina, cioè la trovo comunque meschina, però per un certo tipo di arte che poi è quella contemporanea ci sta, perché se io volevo fare il pittore tipo
ah, non mi interessa di niente, voglio solo fare i miei quadri. È diverso da quello che faccio io. Io non sono quel tipo di pittore. Cioè, io ricerco quello perché voglio sfruttare quella situazione. È come se io fossi cristiano perché vorrei entrare a far parte della Chiesa e comandarla. Anche voglio entrare a far parte. Perché voglio entrare a far parte della Chiesa e comandarla. L'arte degli inizi, che era comunque diversa, nel senso che quello che si vede... Perché sei più ingenuo. Quello che si vede adesso è figlio di quello che eri, di quello che hai prodotto in passato. Però ecco, lì c'era tanto... c'era anche tanta religiosità, c'erano gli ex voto. Ma c'è ancora la religiosità. C'è ancora... Ma perché devo parlare con... cioè, con questo la pubblico. Religione è comunque società, ma oltretutto società contemporanea, guarda come... cioè, non ci lascerà mai la religione, anche se siamo... se ci diciamo atei, cioè abbiamo studiato da bambini, che facciamo noi almeno in Italia, catechismo... Poi a 13 anni dopo la Chiesa, magari basta la Chiesa, sono ateo. Quello ti rimarrà in ogni caso, ma anche se non avessi fatto il catechismo, perché qualsiasi film che vedi magari ha quella storia, cioè non puoi non conoscere quella storia, e per forza come si dice? Ce la sentiamo, ti rimane dentro, c'è qualcosa che comunque hai dentro che continua, inevitabilmente tiri fuori a un certo sì, punto. Sì, esatto, no? Inevitabilmente. Però essendo la nostra cultura proprio radicata più che mai, per forza devo parlare anche di quello. Ovvio, e quindi gli ex voto nascevano anche con quella specifica idea? Allora, no, gli ex voto potevano essere... Oggi ti dico, l'ex voto, ecco. Io te lo vedo invece come un patto col diavolo, ad esempio. Per diventare pittore. Cioè, l'intento è sempre quello, è fare il pittore. Quindi questa grazia l'hai ricevuta? Io me la son data. Però l'importante è crederci nelle cose, perché esatto. Poi accadono quando uno ci crede. Che tipo di visione del mondo hai tu per la tua vita, ad esempio? Per la mia vita? Sì, nel senso che sei determinato, cioè credi fortemente nelle cose e poi vedi questi desideri realizzarsi, o sei di quelle persone che un po' si abbattono, ecco, come ti... Ma mi abbatto anche appena ho venduto un quadro. Cioè, mi posso abbattere per qualsiasi cosa. Sì, no, sì, sono molto instabile di... Ma sempre dentro, non è che manifesto... No, un animo tormentato. Ma io sì, sinceramente sì, anche quando dipingo sono sempre... No, no, non ce la faccio, no, non va bene. Com'è l'approccio alla pittura? Io... Alla tela bianca, che ti crea sofferenza iniziare? Sempre, anche che cosa... Sempre. Com'è? Come funziona? Difficile, è difficilissimo, per me è difficilissimo. Io non mi faccio progettini, non parto mai da adesso faccio disegno questo, cioè disegno dipingo, perché il disegnare è completamente una cosa diversa. Mm-hmm. Infatti io non sono disegnatore, disegno pochissimo. Dipingo e basta, e mi viene quello. Cioè mi viene quello nel senso che mi viene la pittura. Ti viene la pittura, certo. Perché penso che sia il miglior modo mezzo per comunicare, più che anche magari la grafica, il disegno. Poi apprezzo i bravi grafici, i bravi disegnatori. Senza dubbio mi sento più pittore, ma anche scultore. Quanto tempo dedichi quotidianamente alla pittura? Hai dei ritmi? Ti dai delle regole oppure vivi... Faccio la massaia, mi sveglio, cioè mi sveglio, non ho regole assolutamente, lavoro per lo più la notte,
cioè tutta la notte, vado a letto alle 9 di mattina e mi sveglio alle 3, diciamo, poi vado a fare la spesa, pulisco casa e rinizio a dipingere, sì, fino alle 9. Più o meno sempre la routine è questa, poi capita che faccio anche altro. Beh, certo. Però normalmente faccio, ma lo posso fare anche per settimane di seguito, costantemente, poi se ho anche delle scadenze ancora di più. Poi ce l'hai accennato prima, l'ispirazione, le suggestioni che tu ci restituisci con i tuoi lavori, da dove ti arrivano? Al di là di quella consapevolezza, da quel desiderio di comunicare, eccetera, c'è un qualcosa che ti colpisce nella quotidianità, nella cronaca, che poi riporti nelle tele? Sì, dicevo proprio questo prima. Io prendo dalla società contemporanea, soprattutto, proprio per rendere più comprensibile e far avvicinare di più chi guarda. Poi magari non voglio che si... Poi chiaramente il pensiero non si potrà soffermare sulla contemporaneità, perché il mondo va avanti e c'è stato anche un passato. Quindi immagino che non saranno più contemporanei tra 20 anni, quindi non per forza deve esserci questa contemporaneità perpetua. Anche perché a questo punto immagino che anche la tua arte, appunto, nutrendosi della cronaca, della quotidianità, delle suggestioni che contaminano la società, debba essere costantemente aggiornata. E infatti io sono costantemente aggiornato. Ecco, come, ad esempio? Com'è che ti tieni costantemente aggiornato? Telegiornali, un sacchissimo sulla contemporaneità, ma seguo moltissime lezioni, anche universitarie, documentari, diciamo che spazio dall'antropologia alla filosofia. Sono sempre, comunque, ad esempio... Cioè, quindi tu immagini 12 ore sempre di lezioni, ad esempio, magari posso riuscire a vedermi un corso, da poco ho seguito il corso dell'Università Uninettuno di sociologia, che sono una trentina di puntate, e in 3 giorni l'ho vista più di una volta, perché chiaramente alcune lezioni me le sono riseguite. E poi può essere il momento della pedagogia, può essere il momento dell'antropologia, può essere il momento dell'opera. Enciclopedico chiamato Pulcamara, la cui virtù preclara ei parfene fine finiti son noti all'universo. Senti, invece mi incuriosiva questa scelta della pittura notturna, perché comunque la notte ti consente sempre di vedere le cose in maniera completamente diversa. Quindi è voluto? Io già andavo, quando andavo all'artistico, già andavo a letto comunque alle 4, già dipingevo schifezze, ma già anche queste pareti sono dipinte anche in quel periodo. E già la notte mi piaceva. Anche perché hai la tranquillità che di giorno non hai. C'è il silenzio, non devi uscire, non c'è nessuno, sei solo. Poi io dipingo anche di giorno. Ecco, quindi questo fatto... infatti volevo capire. Sì. Sarà soltanto un momento notturno, c'è anche... Dipingo anche di giorno, però la notte chiaramente ho quelle 10 ore che posso lavorare di botto senza che nessuno, a meno che non sia io, mi disturbi. E fare tudinario, nonno di 10 bamboli ancora diventò, di 10 o 20 bamboli fin nonno diventò, per questo tocca e sana, in breve settimana, più d'una flitta pedola di piangere cessò. Nicola, tra le altre cose, in tutte queste dinamiche che ci hai raccontato, creative e non, di spostamenti tra la Sardegna e Milano, e non soltanto, perché ci hai parlato anche degli Stati Uniti, facciamo entrare anche Sassari, dove c'è l'Accademia di Belle Arti, nella quale tu l'anno scorso ti sei diplomato, quindi è stata comunque una tappa importante.
importantissima e ci tenevo tantissimo a farlo, quindi sono stato felicissimo di esserci riuscito. Hai partecipato anche tu, quindi... Vabbè, questo poco male. Ti ringrazio, ci sta. Niente, mi sono sentito benissimo una volta discussa la tesi, anche perché era una cosa che mi stavo portando dietro da tanti anni, visto che io l'ultimo esame l'avevo dato 10 anni or sono. E diciamo che dall'ultimo esame, secondo me, ho detto: ah, basta, finito, ho dato gli esami, è tutto a posto. E invece ho pensato a dipingere, che da un certo punto di vista non ho fatto assolutamente male. Il fatto che io avevo poi appreso tutto un bagaglio di lavoro vero, che era quello che cercavo chiaramente quando mi sono iscritto in accademia, perché mi sono iscritto in pittura da subito, la mia idea era quella di fare il pittore, chiaramente. E quindi il fatto che io avessi dato tutti questi esami, avessi studiato in accademia molti più anni dei dovuti, del dovuto già di per sé, perché non ho mai perso anni, perché gli esami li ho dati sempre giusto, in maniera regolare. I complementari, diciamo, ho fatto passare più anni, non lo so. Comunque è stato sicuramente divertentissimo farlo, è giusto farlo. L'accademia è stato giusto, o è stato forse più proficuo non dare subito la tesi, ma lavorare sul campo. E spiegare questo alla commissione per me è stato molto bello. È stato il riconoscimento comunque di un percorso che avevi iniziato. Che sì, infatti è stato molto più importante di prendere una semplice laurea in 4 anni, il diploma, che chiamiamo diploma in 4 anni. Sì, è stato una cosa molto formante. Ci sei arrivato con una maturità diversa. Sono arrivato con una maturità più che diversa, perché non so quanto potessi essere maturo, soprattutto nel campo della pittura. Adesso stiamo parlando di pittura. Sì. Lo stesso, non bastano 4 anni di accademia per farti diventare pittore, cioè serve tantissimo altro. Almeno per me è per tantissima gente, per la maggior parte degli artisti che conosco, si devono lavorare moltissimo. Stavo riflettendo su una cosa mentre parlavi durante tutta l'intervista, perché hai sempre citato e hai rimarcato l'idea che tu sei un pittore, ti senti pittore e vuoi fare il pittore. Mi chiedevo, ma se non fosse arrivata la pittura, cosa saresti stato? Ci hai mai pensato a questo? O proprio una cosa che non hai mai considerato? Forse sì, un incubo? Non lo so. Io tutt'oggi penso, ma mi chiama, adesso mi stiamo facendo questo, mi chiama un regista e mi fa fare il film da protagonista. Può succedere, cioè, mi troverei male a farlo, perché dico, cacchio, sono già pittore, cioè, cosa posso volere di più? È una predestinazione però la tua, Non lo so, però è una cosa che voglio tanto, che voglio tanto, ma come uno vuole fare magari l'astronauta, si deve straimpegnare se veramente vuoi fare l'astronauta, cioè non... Cioè, se poi... L'arte non è solo, come dicevo prima, il naif. Comunque alla fine è un bel messaggio, perché è un messaggio di costanza, di perseveranza, di determinazione. E soprattutto le giovani generazioni oggi tendono a scoraggiarsi molto in fretta. Credo che invece il tuo esempio sia esattamente l'opposto. Però visto che, insomma, per fortuna anche tua e anche nostra, che ti apprezziamo, i quadri stanno andando, vuol dire che... Le persone sì, ti stanno riconoscendo, dai, sì, Nicola. Eravamo scesi in un vortice negativo. Esatto, per chiudere ritorniamo su, che mi sembra la cosa migliore. Va bene, grazie. Va bene, grazie a te, Giovanni.